Buonasera, buonasera a tutti, caro pubblico dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e non solo. Siamo qui per presentare un ciclo di concerti che sono trasmessi da un posto magico italiano, ovvero il Teatro Olimpico di Vicenza, luogo storico che appartiene al patrimonio dell'umanità, la cui bellezza potrete tra poco gustare, accompagnata quindi questa architettura fantastica dalla musica bellissima dei nostri tre musicisti che abbiamo invitato appunto per questo breve ciclo di concerti dedicati alla musica italiana, musica classica e musica contemporanea e diciamo musica che è legata in qualche modo all'Italia, di compositori non italiani, ma legati in qualche modo all'Italia. Io mi collego subito con i tre musicisti amici che sono a Vicenza, appunto al Teatro Olimpico in questo momento. Ve li presento con grandissimo piacere. Si tratta di tre pianisti, di cui due di loro sono già stati nostri ospiti dell'Istituto in passato, e poi una giovane pianista, già affermata sulle scene internazionali. Che appunto accompagna anche lei il nostro trio. Vi presento dunque Roberto Prosseda, Costanza Principe e Alessandro Marangoni. Buonasera a tutti, un grandissimo piacere avervi qui per questa breve conversazione, introduzione al nostro ciclo di concerti. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare a Roberto Prosseda, perché non solo è, diciamo, protagonista di uno dei tre concerti, ma è stato anche all'origine di questo progetto, con uno sforzo di produzione, che ci ha accompagnato nella produzione di questi tre concerti, essendosi durante questo periodo di pandemia occupato anche di questo, come diversi artisti e musicisti hanno dovuto fare, si sono un po' dovuti reinventare anche in altri ambiti. No, Roberto, non è il primo ciclo di concerti che hai organizzato per gli istituti di cultura. Sì, è vero, in realtà tutto è nato dal fatto che sarei dovuto andare a suonare appunto in varie nazioni straniere e mi sono stati chiesti appunto da vari interlocutori, anche da alcuni istituti di cultura, dei concerti online. E la fortuna di vivere in Italia è anche quella di avere luoghi come questi che non si trovano da nessun'altra parte del mondo e che rappresentano la nostra identità culturale, artistica. E che è bello quindi poter far conoscere all'estero. Quindi abbiamo, come dire, approfittato anche del fatto che luoghi del genere fossero più disponibili del solito, appunto per via della pandemia e quindi per produrre dei video di altissima qualità, tecnica, che in qualche modo, promuovono, e affermano l'identità italiana. E penso che oggi più che mai abbiamo capito, dopo questo lockdown, che la nostra identità è soprattutto legata alla nostra arte, alla nostra tradizione e quindi il fatto di mettere insieme l'italianità architettonica di Palladio, in questo caso, che abbiamo alle nostre spalle, con l'artigianato altissimo di un pianoforte Fazioli, appunto, che ricordiamoci che il pianoforte è stato inventato in Italia da Bartolomeo Cristofori, e con la musica naturalmente legata all'Italia. In questi tre recital di oggi saranno infatti presenti musiche per pianoforte italiane. Io ho presentato tra l'altro una prima mondiale di Ennio Morricone, un brano inedito di Ennio Morricone, il primo che lui abbia composto, Depositate in SIAE, Rimembranze, e Alessandro Marangoni, appena terminiamo questa intervista, registrerà il suo concerto dedicato a musiche italiane per pianoforte di Clementi, Rossini, Castelnuovo Tedesco De Sabata. E Costanza Principe invece ha suonato un programma
che afferma l'importanza dell'identità italiana nella musica anche di grandi compositori stranieri, nel caso in questo caso di Bach, appunto ci ha fatto ascoltare il concerto italiano di Bach, che è una sorta di omaggio all'Italia da parte di Bach, e conferma come la forza della musica italiana, della tradizione musicale italiana, fosse già presente e avesse permeato anche i grandi compositori europei. E poi ha anche suonato invece una trascrizione di Ferruccio Busoni, forse il più grande pianista di sempre, assieme a Liszt, che era ovviamente italiano, sempre da un brano di Bach, La Ciaccona. Beh, insomma, tre programmi molto diversi, ma con un filo conduttore, appunto, come dicevamo, che è quello della musica italiana, in qualche modo legata all'Italia, agli omaggi di compositori stranieri all'Italia. Io vorrei chiedere a Costanza che effetto fa suonare un Fazioli al Teatro Olimpico di Vicenza. No, l'effetto stamattina quando sono arrivata è stato meraviglioso, anche perché io non avevo mai visto questo teatro dal vivo. Quindi in realtà quando appunto si è presentata questa opportunità ero felicissima di poter vedere questo teatro che proprio qualche giorno fa pensavo, appunto scorrendo delle foto sui social, pensavo ma veramente uno dei posti più belli dove fare musica, quindi devo dire, ho veramente il cuore pieno di gioia quando l'ho visto e quando sono entrata. E poi mi sono seduta al pianoforte, insomma questo strumento è veramente meraviglioso, quindi diciamo che l'effetto generale è stato veramente, non posso dire di sorpresa perché immaginavo che sarebbe stato così, insomma, ma proprio di eccellenza da tutti i punti di vista, un pianoforte meraviglioso in un teatro che posso forse dire forse il più bel teatro che io abbia mai visto, in cui io sia entrata, quindi sono davvero piena di gioia per questa esperienza. Io credo che questa gioia si trasmetterà al nostro pubblico perché già vedervi con il Fazioli e con quello sfondo dietro è un piacere veramente e ad ascoltarvi il piacere si moltiplicherà. Alessandro, so che tu sei invece appena arrivato, ti abbiamo fatto scappare da Novara a Vicenza. E ho sentito appunto che nel tuo programma ci sarà una riproposta anche del grande De Sabata che tu avevi portato qui in Argentina nella bellissima tournée di 2 anni fa, quindi pre-pandemia. Ci vuoi un po' dire del tuo programma oggi? Sì, un po' simbolicamente riprendo i fili interrotti, i sentieri interrotti dalla pandemia, perché appunto, come ben dicevi, appunto avevo portato questi tre pezzi di Victor de Sabata, che è una delle più grandi leggende della direzione d'orchestra, ma pochi sanno che è stato anche un grande compositore, apprezzato da Ravel, da Strauss, ad esempio. E questi tre pezzi che tu ben conosci perché ho eseguito appunto anche all'Istituto Italiano di Buenos Aires, concludono questo mio programma che naturalmente è un programma tutto italiano che parte con Clementi, appunto il padre del pianoforte, con delle rarissime variazioni sul tema Batti Batti dal Don Giovanni di Mozart. Poi proseguo con Rossini, che è un po', insomma, per me quasi come uno zio, nel senso che ci ho dedicato gli ultimi anni della mia vita, con dei brani molto così straordinari, molto anche divertenti, come il Petit Caprice stile Offenbach e la Barcarolle. E per poi, appunto, come già citava Roberto, proseguire con il grandissimo Busoni, con la seconda elegia, che porta come titolo, tra l'altro, All'Italia, in modo napolitano, e appunto un omaggio all'Italia di questo gigante della storia della musica, nato a Empoli, appunto, e vissuto, anche, in giro per il mondo, appunto, perché è stato oltre un grande compositore, uno dei più grandi pianisti, come diceva Roberto. E dei brani tratti da una raccolta dedicata a Nino Rota, che si chiama Evangelion, una raccolta di Mario Castelnuovo Tedesco, altro grandissimo italiano, fiorentino, purtroppo dovuto emigrare a causa delle leggi razziali,
negli Stati Uniti, una raccolta straordinaria, un ciclo veramente di brevi miniature che raccolgono appunto così le immagini, le sonorità che descrivono, secondo me, meglio di qualunque altro ciclo nella storia della musica, o perlomeno del pianoforte, la vita di Cristo, scritta appunto quest'opera da un ebreo, tra l'altro, quindi interessante, ecco. Grazie Alessandro, quindi un programma, un menù davvero composto, che quasi racchiude la storia delle composizioni per pianoforte. Io non posso che ringraziarvi ulteriormente per la musica che ci offrite da questo posto magico che è il Teatro Olimpico di Vicenza. Non possiamo ancora avervi qui, purtroppo, in Argentina, però mi sembra che offrire al nostro pubblico la possibilità di ascoltarvi appunto da un posto di tale pregio architettonico è un regalo comunque. Quindi viva la musica, viva l'Italia e buon concerto a tutti. Grazie. 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.